Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, ve l'avevo annunciato e oggi arriviamo con i bocciati, i prodotti più terribili, agghiaccianti provati in questo 2017 felice. Dunque, piccolo disclaimer, diverse cose le ho ricevute dalle aziende con le quali io collaboro con piacere tutto l'anno. Non è odio nei confronti del marchio, ma semplicemente prodotti che in questo caso non funzionano per me o non ritengo che la formula sia riuscita bene, ma nel rispetto, se voi amate questi prodotti, e nel rispetto delle aziende che l'hanno prodotto, questo ci tengo a dirlo. Anzi, se qualcuno di questi prodotti, ad esempio un vostro preferito, a me fa solo che piacere, io vi parlo della mia esperienza. Non sono mai contenta se qualcuno di noi butta via dei soldi per qualcosa che su di sé non performa. Comunque, bando alle ciance, partiamo subito. Ho solo tre referenze skin, eccetera, eccetera, e tutto il resto, ahimè, make-up. Primo prodotto. Ma cos'è? Questo è Di Naturado in Provence, della lotion Profum Pelli Grasse. Questo è un concentrato di alcol etilico da 8,80. Cioè, alla faccia dell'escalation termica e dell'evaporazione dell'acqua che porta l'alcol, questo riesce a seccare anche la pioggia durante le tempeste. Cioè, proprio no! No! Decler Intense Nutrition. Gourmand Nourissant Gourmand. Luxuriant. Non è né luxuriant né gourmand, ma soprattutto non è nourissant. Non fa nada de nada de nada per me. Questo c'ha, questo non colora, non colora neanche i capelli decolorati. Buh, buh, buh. E andiamo al make-up. Dunque, beh, questo è cos'è quell'amore qua? La palla bronzera, cioè questa ve la cuccate su di lei, wow, su di me ciaone. È una puzzolentissima, credetemi, rancidissima palla bronzera di Madame Lala, made in UK, UK, non UK, deve ancora nascere, UK, 24 mesi di durata, secondo me questo qua 24 anni, colore, cioè, sentite l'audio. Questo va a far compagnia alla tinta di L'Oreal, molto bene. Poi, no, comprato da Sephora, fondotinta Blemish Remedy di Bar Minerals, non Blemish Remedy, non dura niente sul viso, copre poco, perché me lo devo mettere? Why? Se trovo faccia meno di una cipria. E il concealer compatto SPF 20, tra l'altro correcting, quindi ho detto boh, questo è il top, correggo la C dell'occhiaia, eppure piccolino lo godo. Questo ha la capacità di farmi sembrare vetusta. Questo ha la capacità di farmi venire il contorno occhi più raccapricciante che io abbia mai visto. Non c'è modo di settarlo, non c'è modo di fermarlo, di arginarlo, di depotenziarlo, non c'è modo. Poi, rimanendo in tema di basi che per me vanno bene da lanciare dalla finestra, ho speso un capitale per questi due. Prima cosa, questo l'avete visto se su di lei, su di me ciaone scorsa volta, il Fruit Pigmented Correttore Yellow. Il correttore portatore di epatite. È giallo come un limone di surriente. Questo è talmente giallo che sul viso vi fa diventare voi stesse un limone di surriente. E voi mi avete consigliato di metterlo sotto il fondotinta. Ho provato ed è lì che ti fa l'effetto epatite. Da solo diventi un surriente. E quindi, nada más. Come 100% pure Super Fruits Healthy Foundation, questo piace tanto a una mia amica, l'ho preso per questo, su di lei è molto bello, gliel'ho visto indossato, l'ho comprato in fiducia, su di me è agghiacciante, è pesante, si sfuma poco, si vede, si sposta, fa la crosta come la formaggia, fa la crosta, cioè no! E questo qua, ragazze, cioè mi sento male a metterlo nei flop dell'anno, ma per me è terrificante.
Yves Saint Laurent Incredepeux Lower Primer. Voi sapete che in tutta questa nuova linea fondotinta, primer, correttore non è scoccato l'amore. Sicuramente gli altri due prodotti non meritano di essere tra i bocciati dell'anno, ma questo è per me ad oggi il peggior primer luxury mai provato. Non solo non fa durare di più il fondotinta, non leviga la pelle, non la illumina, ma non mi fa più aderire niente sulla pelle. L'ho provato con i miei fondotinta più odiati, con i miei preferiti di sempre, con i medi, con i low cost, con gli high end. Questo vi fa fare swish wish, cioè il fondotinta fa pattinaggio artistico nei vostri pori. Questo è quanto. Per me è un primer mal formulato che crea una base unticcia e viscidina che fa scivolare la qualunque. Questo è quanto. Sapete che amo neve, amo tantissimo neve, è un brand che io sostengo da tanto tempo, ma purtroppo ho due prodotti quest'anno di neve che per me sono stati dei no colossali. Il primo è la Blending Drop Makeup Sponge, semplicemente perché cioè, mi faccio male. È troppo dura. C'è anche bagnata, un po' si gonfia, ma rimane dura e quindi invece che stendere il fondotinta se lo magna. Cioè, questa è perfetta se voi avete un fondo che non vi piace, volete smaltirlo alla svelta e usate questa e lei lo usa lei al posto vostro. E l'altro prodotto, per onestà intellettuale lo devo menzionare, voi sapete che non è stata un'uscita per me sensazionale, sto parlando degli Ink Me Eyeliner di neve ed in particolar modo il colore Heliopolis e il colore Nude, cioè il bianco latte e il perlato, secondo me sono i due peggiori della linea, in particolar modo il bianco latte, cioè sfido chiunque a riuscire a fare una bella linea con questo e che gli stia bene. Il perlato lo potrei usare per degli accent, per lavorare delle linee nere, eccetera, però ce l'ho da qualche mese, già vi faccio vedere. Colora pochissimo e fa ancora di più la linea in mezzo, se è molto seccato per me, comunque in generale, forse più ancora che per la formula, gli applicatori di questa linea, per me no. Velocemente, queste si commentano da sole, non sono ancora stata contattata dal direttore artistico di Sante, ma sono in attesa di parlare con lui per capire gli stick e i shadow. Per chi non avesse visto i bocciati precedenti, questo è uno. No, non è che non lo vedete perché, ecco, perché non c'è. Questo è l'altro. Bene, Laura Geller. Io amo molto la linea Baked Gelato, mi piacciono moltissimo gli illuminanti, mi piace molto il blush che si chiama, non mi ricordo, ma questo che si chiama Cantalupe, cioè sembra bello, lo so, però, cioè, faccio vedere. Io, considerate che parto da un incarnato chiaro, cioè, il payoff massimo è una striscia leggermente arancioncina, neonina, poco visibilina. Per quello che costa questo blush, deve vedersi, cioè, io lo stratifico 50 volte e non riesco a ottenere il pigmento. In più quel poco pigmento che ottengo, a differenza del resto della linea, non mi dura. Qui immagino che il problema sia il mio incarnato, ma cioè, probabilmente bisogna essere veramente latte perché vada bene il color Cantalupe. Ho ben due mascara flop del 2017 che veramente se la giocano. No, forse vince lui, vince tra i peggiori. Jelly Pong Pong Fairy Lashes, sì, Fairy Lashes, c'è piacesse. La nullanza, cioè il mascara più puzzolente, peraltro, sa di tipo Vinavil, cioè sfido chiunque a volerselo mettere negli occhi. E poi guardate, non tira su prodotto, non l'ho mai usato, ce l'ho usato 3 volte per capire se facesse schifo, guardate. Cioè non c'è niente dentro, sembra vuoto, sembra che mi hanno venduto solo uno scovolino puzzolente. Io questo l'ho trovato in una beauty box, meno male non l'ho pagato, ma neanche per le ciglia inferiori. Potete ritoccarci la ricrescita dei capelli se siete more. No, neanche, perché non c'è prodotto, eh? E questo l'ho gentilmente ricevuto dall'azienda, che ringrazio. Ho scoperto dei prodotti veramente belli di Rimmel, specialmente in questo periodo, e li aggiornerò. Ma questo per me, ma cos'è quel bagaglio qua? Si chiama Volume Shake, quello che non fa più shake. Sì, fa shake. Quello che fate così, tirate fuori, formula sempre liquida. E sì, è anche troppo liquida, nel senso che
fa niente, raga. Cioè, metterlo o non metterlo, sì, è vero, è clump free, ma perché ne dà, cioè, le colora leggermente, non le spessisce neanche leggermente, non le allunga neanche vagamente, non le incurva neanche per scherzo, le colora molto leggermente, e questo è quanto. Non uno, ma due gloss. Il primo è un colore che mi fa impazzire e che adorerei la formula, bella sticky e coprente, è di LA Splash e si chiama Sinfully Angelic nel colore Cassiel. Packaging bellissimo, colore mauve come io lo adoro. Il problema è che, cioè, guardate la bellezza, cioè è stupendo, coprente. Il problema è che, cioè, ma esce dai bordi in una roba disumana. Non avevo mai visto una cosa simile, mai. Vi dico solo che ve l'ho già raccontato in un vecchio video, ma se non l'avete visto ve lo riracconto nuovamente, se no skippate qualche secondo. Ero col mio fidanzato a mangiare la pizza e il mio fidanzato mi dice: Giulia, ma quanto sei vanitosa, perché mi continuavo a guardare nello specchio che c'era all'entrata. E gli ho detto: no, non sono vanitosa, e ho il gloss qui e qui e sui denti, dopo 10 minuti che l'avevo messo, cioè proprio, cioè c'avevo fino a qua, ecco. No, no. E l'altro è un su di lei wow, su di me ciaone, ennesima potenza, è di Dose of Color, del colore Bellini. Io l'ho visto su qualche top influencer americana e mi sono convinta che fosse il gloss della vita, no? Poi dici: cavolo, bello, un pesca con riflesso dorato, lo compro, e sbam! No, non me lo metto perché ve lo tengo per su di lei wow, su di me ciaone, ma cioè voi non avete idea di cosa sia questa patina salmone gialla qui. Non potete capire, cioè, non potete capire, mi viene quasi da piangere. Poi qui mi piange veramente il cuore per quello che ci ho speso. L'ho comprato coi saldi, mi ricordo, Marc Jacobs. Io adoro la linea dei rossetti Marc Jacobs, ma questa è la linea Love Marc, quindi quella rossetti in gel, e questo è il colore 122 All the Way. Alright. Oh, ho sbagliato colore, sono una scema io, e quello è un altro discorso. 30 euro di rossetto, e questo è il massimo che io ottengo. E sulle labbra dà questo velo leggermente arancio, leggermente arancio, che dura il tempo di dire: ho messo, ciao amore di mia, cosa ne pensi di mio? E questo è qua. Peggior prodotto sopracciglia dell'anno, Laura Geller Brow Gel Pencil. Allora, anche qui, posso gentilmente parlare con la signora Geller? È una formula che dirvi grassa è dirvi per ridere. Cioè, sembra il gel per capelli messo in una mina. È talmente poco pigmentata e molliccia, cioè, che io sfido chiunque a riuscire ad avere un tratto preciso e a farla durare sulla sopracciglia, almeno su chi, come me, le deve ridisegnare da zero. Quindi, buh! E poi ho due palette e concludiamo i terribili. La prima, cioè, voi sapete che io con Too Faced, a parte qualche occasione, non ho dei gran feedback, eh? Vi avrei voluto mettere anche la Natural Love, però no, del vero, qualche transizione carina in quella palette, cioè, io in questa non salvo niente, cioè, per me è terribile quella palette qua. L'ho comprata in occasione della festa della mamma perché ho detto: che bello, dei colori freddi, faccio delle cose diverse, cioè, ma cosa, ma cosa? Non è solo la scelta cromatica, è la formula, che non solo è polverosa, ma ha un piattume, cioè, zero tridimensionalità più IVA, vi faccio vedere, guardate, cioè le trasparenze, ombretti poco scriventi, non sono tridimensionali, sugli occhi sono uno uguale all'altro, tutti mezzi perlatini, mezzi non si capisce come, ma che palette è, ma è terribile, terribile, mi vergogno persino a regalarla, perché non capisco chi potrebbe usarla, sinceramente, e costa tipo, so, sui 30. E ho tenuto l'ultimo bocciato per ultimo perché mi duole il corazon. Cioè, questo proprio mi rode. Lo tengo perché ha un pack bellissimo e perché l'ho pagata un patrimonio.
L'Orac Pirati dei Caraibi. Si chiama Pirate of the Caribbean Dead Men Tell No Tales. Io sono una super fan della saga dei Pirati dei Caraibi. Cioè, dopo La Bella e la Bestia, l'Orac ti cioè, dedica una palette, una collezione ai Pirati dei Caraibi. Cioè, quando vi l'ho vista, ho detto: no, vabbè, ma io la voglio, ma è spettacolare. Avete addirittura il sacchetto segreto, gli scompartimenti segreti. Adesso. Allora, da una palette che costa così e ha una fama di questo tipo, quindi parliamo di Lorac, io non accetto, posso farvi vedere a caso, cioè, delle polveri di questo tipo. Ma cosa sono? Ma che roba è? Brutta la scelta cromatica, polverosi. Non sono tridimensionali, a parte che Starry Night, Treasure e Tell No Tales e Black Pearl, quindi quattro colori, tutto il resto per me sono da tirare giù dalla finestra. Cioè, azzurrino, grigino morto, grigino morto e non scrivente. Oh, quello che dovrebbe essere un peschino, che in realtà è un colore indefinito. Doratino veramente poco scrivente e molto polveroso. L'Orac, ma no, ragazzi, ma no, ma io con quello che ho speso per sta palette ce ne compravo due di Natasha Denona, ma siamo impazziti, cioè, ma cos'è? Ce ne compravo una di Dior e mi avanzavano i soldi per comprarne un'altra, cioè, oh no, ma no, ma no, non si possono vendere delle robe del genere, ma no. Avevo sentito che l'Orac nelle ultime uscite aveva un po' calato rispetto alle originali Pro 1, Pro 2 e Pro 3. Avevo sentito dire che dopo la Pro 3 anche la nuova Mega Pro non era un granché, la Branch qualcosa non era stata un granché, la Bella Bestia non era stata un granché, ma io testona come una capra, ma no, prendiamola dei Pirati dei Caraibi, ecco. Terrificante. Molto bene. Questi sono i miei floppacci del 2017. Vi prego, scrivetemi nei commenti le vostre tragedie. Condividiamo la mia sofferenza. Generiamo un'unica sofferenza per ciò che proprio ci ha fatto obbrobrio. Un bacione. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, ne volete altri? Thumbs up! Ciao!